Buongiorno a tutti gli amici di borse.pro, anche oggi siamo qui a disposizione di voi utenti per capire come muoversi sui mercati. Abbiamo anche adesso un nuovo broker, un broker regolamentato della Consob che sicuramente già molti di voi conoscono e si chiama markets.com. Il broker è consigliato perché oltre ad avere un buon supporto in italiano offre anche numerose azioni italiane su cui poter lavorare, oltre che valute e indici, quindi le azioni sicuramente sono interessanti per lavorare con il broker in modo tale da avere anche la possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Il broker offre anche dei corsi per gli iscritti, offre la MetaTrader, la piattaforma mobile e la piattaforma web, oltre che un circuito di social trading. Quindi vi consigliamo di utilizzare markets.com sicuramente se volete investire con diversi strumenti ed essere supportati da un team italiano. Andiamo subito sui mercati e parliamo anche oggi di indici e azioni italiani con il nostro indicatore Trend Pro. L'indice Italia 40, chiamato così, o comunque il FTSE MIB, ha registrato nei giorni scorsi un movimento bassista che aveva portato alla formazione di un supporto, come avevamo precedentemente detto, con un segnale al ribasso che è stato violato e in questo caso quindi ha portato anche alla formazione di uno stop. Adesso un segnale rialzista che è nato proprio questa mattina, quindi se volete entrare siete ancora in tempo a 20.700 punti da cui poter proseguire al rialzo. L'entrata di questa posizione da ora in poi la inizieremo a seguire tutti insieme in modo da registrare l'andamento di questo tipo di trading online. Abbiamo quindi una valutazione importante che ci possa aiutare, che ci può aiutare a fare trading tutti assieme. Per quanto riguarda le prospettive, quindi abbiamo un'entrata importante sopra la media centrale di Bollinger. Sicuramente il primo obiettivo potrebbe essere proprio raggiungere nuovamente la prima banda di Bollinger. Vedremo assieme come muoverci in futuro. Per quanto riguarda il titolo Fiat, continua una sessione di trading al rialzo. Avevamo indicato la possibilità di rientrare a circa 7,76, quindi chi non è riuscito a farlo su questa candela non potrà attualmente farlo, quindi dovremmo aspettare nuovamente che magari il prezzo torna in basso sulla media centrale. Attualmente non è consigliato entrare al ribasso, ma neanche al rialzo perché siamo già abbastanza alti. Anzi, chi ha le posizioni può mettere uno stop proprio sulla banda centrale di Bollinger. Sterlina yen, abbiamo invece una posizione al ribasso sul grafico daily. Ancora siamo in tempo ad entrare qui, quindi chi vuole entrare può farlo con calma e eventualmente stop sul massimo della settimana di lunedì, che è un massimo a 169,60. Entrata si può fare sotto 168,45, quindi abbiamo circa un 100 pips di stop. Per quanto riguarda l'euro SD, il grafico continua a darci soddisfazione al rialzo già dalla metà di febbraio, quindi qui il nostro trading continua a muoversi a rialzo e non possiamo attualmente né preferire posizioni ribassiste né rialziste. Vediamo che c'è una certa volatilità che è dimostrata da queste lunghe shadow che sono quindi delle lower shadow, quindi a ribasso. Un ritorno sopra 1,3955 potrebbe spingere i prezzi anche a 1,40, anzi sicuramente 1,40 è uno dei punti più importanti da valutare.
Intesa San Paolo, come vedevamo la volta scorsa, avevamo avuto un ritorno sulla banda inferiore di Bollinger. Questo era importante perché era la prima volta che succedeva dal dicembre, come vedete, del 2013. Abbiamo avuto un rimbalzo abbastanza importante. Quindi chi ha scaricato le posizioni attualmente si trova senza posizioni in portafoglio. Io direi di attendere un altro po' prima di decidere se metterci al rialzo, perché adesso potrebbe instaurarsi una fase un po' di lateralizzazione e eventualmente ricomprare circa 2,10 come 2,14 come punto importante di entrata. Concludiamo la giornata di oggi con UniCredit. Notiamo che la rottura del time frame di UniCredit aveva portato ad uno slancio che si è ricaricato venerdì scorso e siamo di nuovo sui massimi. Chi non è entrato, adesso deve, valutare invece di rimanere in attesa. Quindi non ci sono granché di segnali se non sterlina yen al ribasso e il FTSE MIB al rialzo, e poi il resto è tutto da valutare nei prossimi giorni. Vi ringrazio per l'attenzione, seguiteci sul nostro sito su borse.pro nella sezione segnali di trading, qua idee di trading che trovate sulla parte destra, e per qualsiasi informazione potete lasciare un commento sul nostro sito o sulla pagina di Facebook o semplicemente inviare un'email a esperti@borse.pro. Grazie per l'attenzione e a domani.